volta che vai a giro da sola. La tua mamma non si sente bene. Te domani vai dalle monache o la tua sorella. Ma allora mi scappa. Ma io le canzoni di chiesa non le conosco. E vuol dire la volta buona che le impari. D'inverno il sole è stanco. Ciao a tutti, bentornati su Ginger Generation. Io sono Federica e oggi siamo qui con Tecla Insolia, che ha interpretato Nada nel film La bambina che non voleva cantare, che andrà in onda su Rai 1 il 10 marzo in prima serata. Allora Tecla, tu sei un'attrice ma anche una cantante. Come è stato interpretare un artista come Nada, sia umanamente e dal punto di vista tecnico? Molto, molto interessante, molto difficile. Ho riscontrato molte similitudini e questa è sicuramente una cosa che mi ha agevolato. Però è stato interessante, poi mi sono documentata molto, ho letto il libro da quale è tratto il film, Il mio cuore umano, scritto appunto da Nada. Mi sono divertita molto, poi grazie all'aiuto di Costanza Quatriglio, che è la regista del film, ho avuto la possibilità di conoscere vari aspetti diversi che magari, avendo lei avuto rapporto con Nada in prima persona, ha avuto la possibilità di raccontarmi. Sento una grande responsabilità. Ti volevo chiedere, per quanto riguarda il rapporto con la musica, quello che ha Nada con la musica è molto complesso, perché lei all'inizio cerca quasi di resistere a questa chiamata che ha, per via anche del suo carattere, che è molto, molto timido. Per te è stato così, oppure hai un rapporto diverso con la musica, perché tu sei appunto anche una cantante? È una cantante, è un terminone. Sono una persona abbastanza introversa, credo questo. E la musica, l'arte, la recitazione sono viste dal mio punto di vista proprio come puro e mezzo d'espressione. Quindi non è stato lo stesso, ma ripeto che ci sono state tante cose che mi hanno... riportato a sensazioni che ho vissuto io in prima persona. A me piace cantare, ma piace farlo a casa mia, sbagliando e riprovando e studiare. Quindi ho sempre avuto paura di cantare davanti agli altri, ed è una cosa che mi porto dietro anche adesso. Però crescendo sto capendo tante cose. Quindi ti sei ritrovata molto in questo suo mood. Su di me, ma che freddo fa. Sei stata te a guarirmi con quella bella voce che c'hai, che quando li sento cantare mi scordo tutto. Almeno una cosa nella vita l'ho fatta per bene. Allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? Nel film tu canti soprattutto dei pezzi dell'epoca, oltre alla celeberrima Ma che freddo fa, che è l'unica canzone di Nada che tu canti nel film, perché il film si conclude proprio quando lei va a Sanremo. Sì. E ti volevo chiedere qual è stato il pezzo che ti è piaciuto di più interpretare nel film. Tutti, perché sono tutti bellissimi. Sono bellissimi. Io ascolto molta musica degli anni 60 e degli anni 70, quindi proprio mi sono ritrovata in un mondo meraviglioso, da Mina alla Vanoni, con le canzoni che poi si sentiranno nel film. Non so bene quale. Mi sono piaciute tutte. Hai trovato un'affinità con il tuo repertorio personale, quindi? Sì, con quello che ascolto io solitamente. Poi io ascolto questo, poi ascolto jazz sperimentale, ascolto musica classica, un po' di tutto, elettronica. Quindi nel senso mi sono riconosciuta in parte per quello, per il mondo... per uno dei mondi che ascolto, sì. Ok, e quali altri mondi ascolti? Se ce ne vuoi parlare un po'. Beh, allora, a parte dal cantautorato italiano, che comunque è diverso dalla musica leggera rappresentata nel film, i miei gusti musicali variano da settimana in settimana.
Trovo fortunatamente sempre cose nuove da ascoltare che mi piacciono. Vado da, non so, a Jeff Buckley, a non so, più recente sto ascoltando Aurora, ma poi cambio, ascolto Chick Corea e Bobby McFerrin che improvvisano, quindi un po' di tutto veramente. Brava, che bello. Grazie. ti volevo domandare, secondo te qual è il messaggio più bello che la musica di Nada riesce a comunicare oggi, soprattutto a una persona giovane come te o a un ragazzo della tua età che magari guarderà il film? Guarda, una cosa che ho riscontrato, soprattutto in Ma che freddo fa, è il modo moderno, sia dal punto di vista della parola, poi naturalmente oggi è completamente diverso, però è così fresco ancora oggi. Se quando parte Ma che freddo fa, non so, penso che tu la conosca come brano, è così moderno, è così nuovo. Ciò che regala è appunto questo, la freschezza comunque di un'epoca passata, ma che ci fa capire che la musica non ha età, ce l'ha, ma vive e continua nel tempo. Quindi questo. E invece, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Se ce ne vuoi parlare, c'è qualcosa che bolle in pentola, sia dal punto di vista del cinema che della musica? Sto studiando molto, e poi è un periodo questo col Covid veramente, veramente difficile trovare opportunità e cose da fare. Quindi mi ritengo fortunata già di aver girato questo film, di aver avuto la possibilità di far parte di questo progetto. Quindi io vorrei non fermarmi mai e spero che accada questo, perché voglio lavorare. Ma te lo auguriamo assolutamente, quindi molto brava che dai allo studio in questo momento la priorità, penso che sia importante. Anche la scuola. Chiaramente, come sta andando con la scuola in questo periodo? Segui lezioni online? Sì, però sta andando abbastanza bene, non ho neanche insufficienza in pagella, quindi me la sono cavata pur essendo mancata un po' di tempo. Grazie mille a te. Faccio un saluto a tutti gli amici di Ginger Generation. Io sono Tecla e mi raccomando, guardate il 10 marzo su Rai 1 il film La bambina che non voleva cantare. Un abbraccio. Io non lo so se ho fatto bene a insistere così tanto con te, Nada. C'ho paura di aver sbagliato tutto. Non hai sbagliato. Vedrai.